Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 31 di luglio. Io sono il Vas e questo è l'ultimo giorno che passeremo qui in Trentino. L'idea è quella di andare a Molveno, al lago, a fare un bel bagno in mezzo ai pesci. Vediamo se ci riusciamo. Guardate che bella giornata oggi. Guardate che belle montagne, ragazzi, senza foschia, tiè. Siamo appena arrivati al lago di Molveno, ma abbiamo impiegato parecchio tempo per trovare un parcheggio a pagamento, perché c'è talmente tanta gente, ma il problema non è quello, il problema è che mancano i parcheggi. Ci saranno 25 parcheggi per tutto il lago di Molveno, un po' pochino direi. Ed ecco il lago di Molveno. È pieno di pesci, l'acqua è magnifica, ragazzi, ve la faccio vedere un attimo. Guardate. Cecilia, sei contenta del laghetto? Sì, io mi vado a fare un bel bagno. Con chi? Con i pesciolini? Sì, i pesciolini grossi. Questo lago è veramente immenso. Adesso non conosco bene le dimensioni, e però è molto 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 grande. Vi faccio vedere. Ora il problema è trovare un posto all'ombra, perché chiaramente siamo arrivati tardi e quindi bisogna cercare un albero che ci faccia un po' da riparo, altrimenti qui il sole picchia un po' troppo. E forse ho trovato qualcosa, vediamo. Diciamo che ho trovato un posto che è un po' in salita, ma essendo tardi non ci sono ombre disponibili. Tutte quelle che vedete sono occupate da altre persone e giustamente dobbiamo essere un po' distanziati. Non vedo l'ora di farmi il bagno. Ok, ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Com'è, fredda? Sì. Sì, la devo fare. Ah! Vai al bagno qua. Guardate i pesci come sono vicini, ragazzi. Ma l'acqua è fredda, non fredda come il lago di Nembia dell'altro giorno, ma è fredda, insomma, ecco. La cosa spettacolare è che ti fai il bagno in questo lago bellissimo e alle spalle hai le montagne. Un paradiso. Adesso io e papà facciamo un tuffo, subito così. L'impatto, eh? Ci credete? Sì. Sono i pesci, ragazzi, cioè. Il ghiaccio vero. Ok, sono pronto, faccio un tentativo. Da solo. Vado. Uno. Due. Oh. Wow. È fredda, molto. Madonna. Adesso facciamo tuffare anche Cecilia. Oddio, stavo cadendo. Comunque, una volta che ti tuffi, chiaramente ti abitui. Si sta. Sì. Bella, bella. Bella ghiacciata. Bella che. E lì? Cecilia, vai, tuffati! Allora, il nostro albergo è da quella parte, mentre Andalo è lassù. Andalo è dove siamo andati quel giorno che abbiamo sentito molto freddo. Cosa si vede? Ah, e si vede, sta facendo notare Serena, che si vede anche la cabinovia che abbiamo preso ieri per salire su in cima. Vai, anche Dorian si è abituato, vediamo. Vediamo se piange. Dai, si è abituato, va bene. Ceci, tuffiamoci. Come tutti i laghi, praticamente l'acqua inizia molto bassa, ma poi si finisce subito dentro, perché qui, non so se riuscite a vederlo, lì già c'è l'acqua alta. E quindi io mi fermo qui. Si sa mai. Già i pesci sono così grandi qui. Non vorrei trovarmi tipo Loch Ness. Adesso sentiamo le teorie sull'acqua del lago. Sì. L'acqua del lago ti fa la pelle liscia. Ti fa la pelle liscia. Sì. Effettivamente è vero, non so se è per qualcosa di... Non so. Però, intanto, pelle super liscia. Se volete la pelle super liscia, Molveno, tuffo, uscire fuori, bomba. Vado a prendere la macchina fotografica per fare qualche scatto serio. Eh sì. Ma che stai facendo? Ti stai rilassando? Ti sei asciugata? Ti stai rilassando? Sì, mi arrendo. Sei bellissima, papà. Ok, è arrivato il momento di tornare in albergo.
andare a mangiare e poi non lo so, non si sa, oggi è un mistero. Ok, è arrivato il momento di tornare in albergo per mangiare. Mi dispiace lasciare questo posto, tra l'altro oggi è l'ultimo giorno, poi torneremo a casa a Roma. Ve lo avevo anticipato in un video precedente e adesso andremo a visitare una chiesetta che è qui in San Lorenzo d'Orsino, qui sotto l'albergo, ed è veramente veramente carina. Vi faccio vedere sia l'esterno che l'interno e cercherò di fare uno scatto da poter postare anche su Instagram. Guardate che belle, guardate queste decorazioni sulle case, che belle. Ecco la chiesetta, adesso vi faccio vedere intanto l'esterno, guardate. Eccola qui. Vediamo, sì, è aperta. Proviamo a vedere all'interno. Wow. Ah, fresco. Fresco vero, ragazzi. Guardate che bello. Meraviglioso. Ragazzi, fa talmente tanto caldo che non so se sono riuscito a fare una foto decente alla chiesa, perché stare qui fuori è... Mi immagino a Roma che caldo possa fare. Comunque, adesso torno in albergo, anzi, torno in stanza e mi riposo un po'. Allora, ne sto approfittando che Serena, Cecilia e mia madre sono andate a farsi il bagno nella vasca con il sale himalayano, per poter scaricare tutte le foto della macchina fotografica sul mio telefono per poter pubblicare qualcosa su Instagram. Ok, mi sono riposato un po' e ho sistemato un po' di foto e ho pubblicato anche uno scatto su Instagram e ho cambiato anche l'immagine in profilo, perché era un'immagine invernale e serviva una bellissima immagine estiva. E ho utilizzato quella del lago di Molveno di oggi. Adesso andiamo alla ricerca di nonno e nonna, vero? Dove saranno? Eccoli lì. Beccati. Sto facendo una foto a 360 gradi con il drone che è lassù in alto. Chiaramente non si può vedere da qui e è fighissimo. Andata. Per quest'anno credo possa essere l'ultima volta che riempirò la borraccia in questa splendida fontana. Quest'inverno mi rivedrò questo video. Dove siamo diretti adesso? Ad Andalo! A fare shopping! A fare shopping ad Andalo, dove l'altra volta abbiamo sentito molto freddo. Adesso sentiremo freddo ugualmente. Ok, allora... Siamo ad Andalo, abbiamo fatto semplicemente degli acquisti, quindi sono scesi Serena e mia madre per comprare delle cose da mangiare molto velocemente. Il tempo è nuvoloso, non è bellissimo, quindi non ci fermeremo. Sono le 18:40 minuti e forse abbiamo il tempo di poter andare a vedere il santuario. Guardate che stradina in mezzo al bosco. Belle, eh? Abbiamo fatto qualche chilometro venendo da quella parte lì, con tutte stradine in mezzo al bosco. Sta per piovere, ma siamo arrivati al santuario. L'unica cosa è che ci sono tantissimi cani che abbaiano, ma veramente tanti, ragazzi. Non so se riuscite a sentirli. Comunque, vabbè, vi faccio vedere il santuario. Ecco qui il santuario, ragazzi. È questa chiesetta qui, qui c'è una croce e qui ci siamo noi. Ah, ci sono anche altre macchine, vedete? Faccio un attimo un giro di ricognizione. È molto bello comunque, adesso vi facciamo una bella foto. Non so se è instagrammabile o meno, ma ci proviamo. E lì sotto, eccoli, non so se sentite, aspettate. Vi faccio sentire, vi faccio anche vedere. Eccoli laggiù. Ci sono tantissimi cani.
Ragazzi, la situazione meteo sta peggiorando e quindi credo sia ora di tornare in albergo, anche perché stasera c'è la cena trentina. Interno del santuario. Cecilia, com'è bello? Molto bello. Sentite i tuoni, ragazzi. Wow. Papà, è ora di andare, andiamo. Andiamo, andiamo. Sì, ragazzi, abbiamo fatto una cosa veramente veloce perché sì, sta piovendo adesso. Via. Andiamo, andiamo, andiamo. Queste viette così con la pioggia è particolare, insomma. È molto stretta, non si vede dal vita, molto stretta. La situazione sta degenerando. Meglio non rimanere qui in mezzo. Ed ecco la parte forte della cena trentina, sono loro. Ci mettiamo a dormire perché domani alle 3:30 del mattino partiamo per Roma. Ore 3:30, torniamo a Roma.